Gentili sportivi, benvenuti dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove quest'oggi per l'undicesima giornata del campionato di eccellenza Girone A scendono in campo SC Mazarese contro Pro Favara 1984. Vi leggo subito le formazioni. E allora, la Mazarese scende in campo con Furnari, Benivegna, Jammet, Giardina, Russo, Galfano, Secum, Lupo, Giordano, Mistretta, Testa. A disposizione del tecnico Chianetta, Ignazio Chianetta, D'Ippolito, Fragapane, Meo, Perrone, Angileri, Sfar, Corso, Erbini, Di Giuseppe. Per il Pro Favara scende in campo Eire, Caterinicchia, Rizzo, Bossa, Miano, Ferotti, Lapiana, Calagna, De Luca, Fricano, Camilleri. A disposizione del tecnico Gaetano Catalano, Scannella, Castronovo, Puccio, Buscaino, Fallea, Demelè, Incattasciato e Graziano. Arbitra il signor Roberto Aratri di Bari, coadiuvato da Bensorte e Smiriglia. Ecco, tutto pronto per il fischio d'inizio. Sono partiti proprio adesso con il calcio d'inizio della Pro Favara, che è in campo con la maglia gialla, calzoni blu, mentre la Mazarese è scesa in campo con un completo nero, però con calzettoni giallo e rossi, colori societari. Adesso è Lupo che viene affrontato dal numero 2 Caterinicchia. Vogliamo ricordarvi alla classifica: Pro Favara al terzo posto, ricordiamo la classifica: l'Agragas 24, Don Carlo Misilmeri 22, Pro Favara 21, SC Mazarese Denna 20. Adesso la Mazarese in avanti con Testa. Buon diagonale di Testa che attraversa l'intero specchio della porta, difesa da Heire, si spegne però in calcio d'angolo, perché a quanto pare il portiere del Pro Favara ha toccato con la punta delle dita. Comunque è bella questa incursione della SC Mazarese, che insomma già quando siamo neanche al secondo minuto è andata, ha sfiorato il vantaggio con un bel diagonale di Testa, sfiorato appunto da deviato in angolo da Heire. Adesso calcio d'angolo, è il capitano, sempre lui, Secum. L'arbitro però ha qualcosa da dire nei confronti di Benivegna, di un altro avversario. Vediamo. L'arbitro, il signor Aratri di Bari, è andato un po' a raccomandare tutti di stare calmi. Siamo soltanto all'inizio, d'altronde, no? Quindi vedete calcio d'angolo, Secum, basso, per esce il Pro Favara, ma è Testa a fare un buon pressing e a conquistare il pallone, però insomma lo deposita in fallo laterale per la squadra ospite, allenata da Gaetano Catalano. Ricordiamo che, come del resto già sottolineato, terzo in classifica con appunto 21 punti, alle spalle di Akragas 24 e Don Carlo Misilmeri 22, e poi a seguire proprio la SC Mazarese insieme a Lenna, e poi Mazara Calcio 18, Sciacca 16. Ricordiamo appunto un po' di statistiche così per quanto riguarda le due formazioni. La Pro Favara, su appunto nelle 10 giornate, ha collezionato 7 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte, gol fatti 12, gol subiti 7. La squadra di Catalano reduce dalla importante vittoria a Sciacca per 1-0 nella precedente giornata, mentre la squadra di Chianetta, la squadra di casa, la SC Mazarese, è reduce della vittoria di 2-1 proprio in extremis contro la Parmonval. E adesso un fallo, troppa esuberanza, il numero 4 Bossa su Lupo. Insomma, l'arbitro va un po' a calmare gli animi.
Ecco, vedete l'arbitro, il signor Aratri, raccomanda stare calmi. Dicevamo, per quanto riguarda la Mazzarese, nelle 10 giornate ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi, 0 sconfitte. È una delle poche squadre a non aver subito nessuna sconfitta. Gol fatti 15, gol subiti 5. E adesso seguiamo un po' quello che succede appunto in campo. Desjardins a mettere il pallone in avanti, Secum aggiusta, ancora Lupo, uno dei più attivi in questo momento, poi il 24 Galfano, rinvio di Furnari. È una squadra Profavara, anche una sorpresa se vogliamo, testa anticipato dal numero 6 Ferotti. Vediamo, forse l'arbitro ha ravvisato una irregolarità, si riprende con un calcio di punizione. Numero 5 Miano, pallone in avanti, e Jamè che fa buona guardia, guarda il compagno, non si fida, e pallone dietro per Furnari, rinvio, numero 3 Rizzo. Ancora Lupo, buono lo scambio della Mazzarese con Galfano. Galfano supera un avversario, molto bravo Galfano, bravissimo portarsi la palla vicino al calcio d'angolo e poi effettua questo cross che però insomma finisce troppo lento, finisce fra le braccia del portiere Eire, portiere appunto del Profavara. Come dicevamo, una squadra appunto sorpresa se vogliamo rispetto alle altre che sono lì nella zona alta della classifica, insieme anche al Mazara, e poi le squadre quelle più accreditate, l'Acragas, il Don Carlo Misilmeri, la Mazzarese, l'Enna. Ha perso un po' quotazioni certamente lo Sciacca, che era partito molto bene, la squadra di Buclueri, solo che nelle ultime giornate ha perso diversi punti e adesso è stato risucchiato più in basso. Ecco, ricordiamo per chi si fosse messo adesso in visione che Profavara è la squadra appunto in maglia gialla che attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra, la Mazzarese, la squadra appunto, ecco, un errore, un'incertezza grave, insomma, poteva approfittarne Testa, invece la squadra in maglia nera, molto elegante dobbiamo dire, con questi calzettoni gialli con strisce rosse, i colori appunto giallorossi della società Mazzarese. Adesso ci prova il Profavara con crediamo il numero 9 De Luca, però il suo colpo testa lento, crediamo che Furnari fosse ben appostato e quindi insomma niente di preoccupante, però già registriamo due azioni pericolose da una parte e dall'altra, la prima al minuto da parte di Testa, adesso questa quando siamo al settimo minuto, siamo sempre sullo 0-0 qui allo stadio Nino Vaccara fra SC Mazzarese, Profavara, incontro ricordiamo valevole per l'undicesima giornata del campionato di eccellenza Girone A Sicilia, numero 11 Camilleri, ribattuto il suo tiro, ancora è la Profavara, pallone in avanti, cross pericoloso, ma Furnari in due tempi riesce a far sua la presa. Una curiosità, il numero 10 del Profavara, Giovanni Fricano, è un giocatore che insomma in questi anni è stata anche una bandiera della Mazzarese, oggi gioca col Profavara, ha la maglia numero 10, certamente uno dei migliori del campionato. Giocatore di esperienza africano, oggi incontra diversi ex compagni. Adesso ancora il numero 9 De Luca, ma Benimegna
che in queste giornate insieme a Galfano devo dire che insomma hanno davvero dimostrato di essere all'altezza, ma diciamo che la Mazzarese fa diciamo anche del settore giovanile, dei giovani, una prerogativa molto importante, insomma l'ingresso anche di, ricordiamo, attenzione, palla pericolosa, ma è proprio Benivegna, bravissimo Benivegna, questa diagonale in chiusura, calcio d'angolo, però insomma ottimo l'intervento di Benivegna che ha tolto a De Luca un pallone pericoloso, poteva diventare pericoloso, si era creato un buco al centro della difesa, Benivegna ha capito tutto, quando De Luca ha stoppato il pallone subito ha deviato, è riuscito a mettere in calcio d'angolo evitando il peggio. Adesso ancora proprio Giovanni Fricano a incaricarsi di questo calcio d'angolo. Molto particolare anche l'approccio in aria da parte degli attaccanti della Pro Favara, che insomma partono lateralmente e poi si accentrano, quindi insomma mettendo un po' in difficoltà la difesa della Mazzarese i difensori che devono seguire uomo contro uomo, insomma sono strategie ovviamente che si adottano sui calci piazzati per mettere in difficoltà e per cogliere di sorpresa gli avversari. Adesso Galfano, Jamais, pallone indietro in maniera relativa, insomma con cautela verso Furnari, ancora adesso Secum, finta, poi pallone per Lupo, colpo di testa, è il numero 4 Bossa, poi 6 Ferotti, il 5 Miano, poi pallone giocato, però ecco è ancora Bossa, perde il pallone, per poco la Mazzarese non riesce ad approfittarne. Comunque è una partita combattuta soprattutto a centrocampo e adesso è proprio Fricano, si gira, pallone verso Bossa che risulta un po' il playmaker di questa formazione allenata da Gaetano Catalano, pallone ancora al centro e adesso può portarsi in avanti il numero 2 Catarenicchia pericolosamente, perché insomma da questa parte probabilmente serviva una maggiore opposizione da parte di qualcuno che della Mazzarese si sganciasse e gli andasse incontro. Ha sbagliato il tiro, ma si è trovato di fronte insomma un po' di spazio per concludere a rete. Queste potrebbero essere occasioni pericolose, quindi bisogna evitare che dare tanto spazio a un esterno. Adesso Galfano, ottimo aggancio, Jamais, pallone verso testa, aggancia l'attaccante, Secum, tranquillo verso Jamais, opposizione da parte del numero 11 Camilleri del Pro Favara, si riprenderà con un fallo laterale quando siamo al 12esimo, ricordiamo il punteggio qui allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, SC Mazzarese 0, Pro Favara 0. Pallone in avanti e ancora Giordano, buono Giordano, questo pallone in verticale, adesso testa, buona l'intenzione ma il pallone è troppo corto per poter raggiungere Russo dall'altra parte, il giovane Russo col numero 17, ancora il numero 2 Catarenicchia, il 6 Ferotti e poi la retroguardia della Pro Favara, viene in avanti la Pro Favara ma pallone in fallo laterale, anche una buona cornice di pubblico qui allo stadio Nino Vaccara. Certo non è lo stesso per l'incontro contro l'Agragas o anche il Don Carlo Misilmeri, però insomma
rappresenta sempre un match di alta classifica. Attenzione perché per poco Testa non riesce a raggiungere un pallone che insomma i difensori della Profavara hanno giocato così. E adesso il centrocampo della Mazzarese, che è Giordano, bravo Giordano, spalla data. E attenzione, uno scontro fra Giordano e il numero 6, crediamo, Ferotti. Giordano nel tentativo di anticipare Ferotti e nel chiudere un triangolo con Mistretta, insomma. Adesso è ancora giù Ferotti, si è rialzato, tutto a posto, tranquillizza l'arbitro. Anche per Giordano niente di preoccupante, anche lui può riprendere il gioco. Nel frattempo vedete che Catalano, il tecnico, dà raccomandazioni a Giovanni Fricano, mentre dall'altra parte Chianetta chiede appunto a Giordano di, insomma, dà indicazioni su come giocare questo tipo di palloni. I due crediamo che possano rientrare, vediamo. L'arbitro invece chiede, insomma, di può rientrare anche Giordano. Una partita che finora è stata giocata più a centrocampo, ma ricordiamo che ci sono state delle azioni già pericolose da una parte e dall'altra. La prima, proprio al primo minuto, Testa, un diagonale che è stato deviato in angolo da Eire, e poi al settimo il colpo di testa di De Luca, finito alto nella porta difesa da Furnari. Ma per il resto, insomma, una partita molto prudente da entrambe le squadre. Cercano, ovviamente la posta in gioco è molto alta, buono il pallone di Mistretta per Testa, che voleva chiudere il triangolo, però il pallone risulta lungo, quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo per gli ospiti, per Profavara, quando siamo al 16° minuto, 0-0 fra SC Mazzarese e Profavara qui allo stadio Nino Vaccare Mazara del Vallo. Incontro, ricordiamo, valevole per l'11ª giornata del campionato di eccellenza Girone A Sicilia. Benivegna di testa a cercare Mistretta, anticipato, adesso è Secum e ci prova da lontano, insomma, il numero 7 La Piana. Un po' troppo, insomma, pretenzioso questo suo tentativo, insomma, non crediamo che non ha impensierito certamente, anche perché il pallone è finito quasi vicino alla bandierina dell'angolo. Galfano di testa all'indietro per cercare Testa, ma insomma, pallone fallo laterale, riprende ancora. Attenzione Jammet, il pallone gli resta sotto e poi il fallo commesso dal numero 9 De Luca. L'arbitro ha visto, anzi il guardalini ha visto giustamente una spinta da parte del centravanti della Profavara nei confronti del difensore della Mazzarese. Si riprende con questo calcio di punizione battuto proprio da Modò. Jammet, anzi, lascia la sfera al lupo Modò. Pallone allungare pericoloso, però, insomma, per Benivegna, che però in un modo o nell'altro riesce a mettere in avanti. Adesso è Fricano, anticipato però dal 17 Russo. Pallone in fallo laterale per Profavara, si riprenderà con Bossa. Pallone all'indietro, Bossa per il numero 5 Miano. Fricano, Miano. Pallone in avanti,
a cercare il centravanti De Luca, ma pallone che la sfera finisce in fallo laterale, si riprenderà appunto con un fallo laterale, una rimessa laterale da parte appunto per la Mazzarese. Avanza ancora la Mazzarese. Adesso Lupo. Fricano perde il pallone, no, anzi riesce a dare il pallone che arriva poi al numero 2, ancora Fricano, pallone in avanti per il numero 11, affrontato in maniera impeccabile, un intervento regolarissimo da parte di Jamais sul numero 11 Camilleri, è entrato benissimo Jamais sul pallone, insomma anche non pericolosamente, insomma è entrato molto pulito. Lupo, pallone per Russo, spinta probabilmente ai danni di Mistretta, l'arbitro dice che va bene, insomma ancora Benimegna di testa che si sta disimpegnando molto bene anche in fase difensiva, ricordiamo una chiusura anche in diagonale e poi Benimegna, ricordiamo che è stato l'autore del pareggio, del gol pareggio contro l'Akragas proprio qui in casa. Adesso Lupo testa a cercare Mistretta, l'arbitro dice che fa continuare, il pubblico mugugna, insomma adesso ancora la provare, può avanzare, insomma c'è un po' di campo, spazio libero, il numero 11 Camilleri in avanti, attenzione, colpo di testa del numero 7 La Piana e pallone finisce fuori, però bisogna stare attenti perché soprattutto da questa parte, nella parte di destra, si apre uno spazio un pericoloso, appunto per più già una seconda volta che Profavara viene in avanti. Mentre vedete proprio lì, insomma, dietro la porta di Furnari vi è un piccolissimo gruppo di tifosi arrivati da Favara a sostenere. Attenzione! E adesso arriva l'ammonizione giusta per il numero 2 Caterinicchia, entrato davvero in maniera scomposta, a dir poco scomposta, nei confronti di Galfano, insomma pericoloso, anche pericolosa l'entrata, e arriva l'ammonizione per il numero 2 Caterinicchia per fallo su Galfano quando siamo al 22esimo, quindi siamo a metà del primo tempo, al 22esimo. E Secum a incaricarsi del calcio di punizione. La difesa molto alta da parte della Profavara, vedete, pallone però indietro verso Capitan Giardina. E adesso Mistretta, ma l'arbitro ravvisa un fallo di mani nella... Portiamo una correzione, il capitano appunto, come già detto più volte, il capitano della Mazzarese, Secum il numero 4. Giardina, insomma, è il vice capitano, ecco. Mentre i juniores in campo per la Mazzarese sono Russo e Furnari. E manovra ancora indietro Profavara, indietro fino al portiere Heire, poi ancora per Bossa, perde il pallone perché è buono la Mazzarese, adesso
Giordano non riesce a servire testa, probabilmente bisognava cambiare lato, perché insomma la linea di passaggio era già insomma occupata, avevano capito tutto i difensori della Pro Favara. Forse sarebbe stato meglio servire Mistretta, che si era allargato. Comunque queste sono tutte considerazioni che noi facciamo qui dalla tribuna stampa, e che ovviamente lasciano il tempo che trovano. Chi è in campo ovviamente ci sono le difficoltà appunto del campo di gioco, e quindi anche della visione di quello che è l'intero campo di gioco. E adesso in avanti è Secum, però, che intercetta un pallone. Galfano cerca di cerca uno stop a seguire Lupo, ma viene anticipato dal numero 2, poi lo stesso Lupo a mettere dietro, e il pallone, chiede l'arbitro, bisogna dare il pallone al Pro Favara per la rimessa laterale. Il numero 2 Catenicchia ammonito un poco fa per fallo su Galfano. Adesso il fallo a riceverlo invece è Giovanni Fricano, l'ex di turno Giovanni Fricano. È proprio lui che si appresta a battere questo calcio di punizione. L'arbitro chiede, insomma, dice dovevo fischiare, quindi giustamente vediamo. Adesso si può riprendere il gioco, è sempre Fricano. Pallone in avanti, esce Furnari, tranquillo, bravo. E Giordano, pallone in avanti, forse se lo allunga, è insomma un errore abbastanza banale, perché da lì se perdi il pallone diventa pericoloso, perché gli avversari partono subito in contropiede. Bisogna stare attenti, perché si sono aperti, adesso stiamo attenti, però ecco, con la punta riesce soltanto l'attaccante, l'esterno della Pro Favara, ma Furnari già aveva capito tutto, la traiettoria, aveva capito adesso. Lupo, tunnel nei confronti di un avversario, ma viene anticipato testa. Galfano indietro per Giardina guarda i compagni, allora allarga su Benivegna guarda il passaggio che chiede Maestretta, invece cambia benissimo per testa. Vediamo testa, si gira, ma viene appunto anticipato da Catenicchia, e poi è Lupo per Secum. Forse bisogna velocizzare alcune situazioni, insomma, e non permettere che gli avversari possano trovare il tempo per l'anticipo. Adesso il numero 7 della la Piana, della Pro Favara, che viene però contrastato. Dall'esterno della Mazzarese si riprende la rimessa laterale, già la palla, pallone per Fricano, che tenta insomma un tiro addirittura dalla tre quarti, insomma anche questa una conclusione abbastanza velleitaria, che finisce molto al lato della porta difesa da Furnari. Una partita insomma il ritmo non altissimo, qualche bella giocata, però insomma le squadre sono molto prudenti, guardinghe. Ricordiamo, si tratta di due squadre che stanno alle spalle della coppia di testa, quindi Agragas 24, Misilmeri 22, e poi appunto Pro Favara 21, Mazzarese 20 insieme all'Enna, e poi il Mazzara 18. Questo per dire quella che è la testa della classifica. Adesso è ancora il Pro Favara in avanti, ma buona Lupo, anzi Giordano, adesso Lupo. E prima l'arbitro aveva ravvisato un fallo da parte di un attaccante del Pro Favara. Si riprenderà con questo calcio di punizione per la Mazzarese quando siamo al 28esimo del primo tempo. Ricordiamo il punteggio qui allo stadio Nino Vaccara fra SC Mazzarese e Pro Favara, 0-0. Vedete, è ancora l'arbitro che discute con Lupo, un po' di nervosismo. Bisogna stare calmi. Secum allarga per
testa, pallone troppo lungo ed è fallo, fallo di testa su Bossa, però insomma niente di cattivo, insomma è stato, si è visto che testa andava sul, andava sul pallone, quindi ecco, però crediamo che anche il numero 4 Bossa, il capitano, il prof Avara, insomma sia niente di grave, insomma solo un colpo, d'altronde l'entrata di testa non è stata irruente, ma fa male anche lì la caviglia. Ecco Catenanicchia, numero 8 Calagna, Calagna per Bossa, Bossa ancora ed esce bene con Giordano la Mazzarese, Giardina, Modù, pallone in avanti a cercare Mistretta, anticipato dal numero 5 Miano, riparte ancora Provavara, pallone in avanti, attenzione, e Lupo bravissimo ad anticipare un giocatore del Provavara che al limite poteva tentare una battuta. Dalfano, Tecum, fallo del numero 8 Calagna, si riprenderà con un calcio di punizione per la Mazzarese, già battuto. Dalfano per Giardina, Giardina a Benimegna, vediamo Benimegna, pallone laterale per il giovane Russo, cerca un diagonale ma non trova un giocatore, un compagno, adesso ancora Bossa, evita Mistretta, ragiona, adesso prova Vara ancora centrocampo con la Calagna, ancora Bossa, l'autentico playmaker della formazione allenata da Gaetano Catalano, Secum, Giordano, Russo deve tornare indietro, Benimegna, pallone per Secum, torna il pallone a Benimegna, pallone per Lupo, la Mazzarese viene in avanti, pallone lungo a cercare testa ma viene anticipato dal numero 2 Catenanicchia, Miano, un anticipo da parte sempre della Mazzarese con Giordano, pallone per il fantasista Mistretta che protegge il pallone, non lo perde e poi viene deviato il pallone in rimessa laterale dal numero 5 Miano, si riprenderà con una appunto rimessa laterale per la Mazzarese, per i padroni di casa, Secum indietro per Giardina, attenzione Giardina, però il fallo ravvisato dall'arbitro, il signor Roberto Aratri di Bari, De Luca è piombato, adesso un tiro da parte di Mistretta che però insomma non impensierisce più di tanto Eire, la prima conclusione del numero 10 della Mazzarese nella porta del Profavara quando siamo al 32esimo, avanti nuovamente il Profavara con il numero 8 Calagna, guarda i compagni, preferisce appoggiare per Catenanicchia, poi numero 4 sempre Bossa, pallone avanti per il centravanti De Luca, ma la posizione sembra regolare perché il guardalino non ha alzato nessuna bandierina, bisogna stare attenti perché insomma De Luca aveva un certo spazio, si riprende con rimessa dal fondo per la Mazzarese, Furnari in avanti per Giordano, per Lupo scusate, e l'arbitro ravvede un fallo di mani probabilmente e quindi sarà la Profavara a riprendere il gioco
con il suo capitano Bossa. I palloni passano quasi sempre da lui. Adesso l'opposizione, però insomma ancora Profavara, Africano, Miano, Ferotti, ancora da questa parte per Catenicchia, ancora Catenicchia, indietro Ferotti, cerca di... è un errore di valutazione da parte di Russo, meno male che il numero 3 Rizzo non riesce ad approfittarne. Comunque bisogna stare attenti, leggere meglio certe situazioni, anche le traiettorie del pallone. Adesso il numero 4 cerca un colpo di tacco mistretta per Giordano, pallone in fallo laterale per la Mazzarese, ancora in avanti, rimessa laterale per la squadra di casa. Ricordiamo il punteggio 0-0 qui allo stadio Nino Vaccara fra Mazzarese e Profavara. In avanti la Mazzarese, ma esce Miano del Profavara. È in pressing la Mazzarese, Russo, il giovane Russo, pallone in avanti a cercare testa, palla troppo, sfera troppo lunga che finisce fra le braccia proprio del portiere Eire. Adesso esce, viene avanti la Profavara, la piana, Calagna e pallone per il solito Bossa, che chiede appunto ai compagni di liberarsi, mettersi meglio sulla linea di passaggio. Africano, l'ex di turno, pallone in avanti a cercare il centravanti De Luca, che non aggancia. Esce fuori adesso la Mazzarese, Giordano mistretta, affrontato irregolarmente secondo l'arbitro da Miano, che porta una maschera, una vera e propria maschera. Ecco, attenzione, l'arbitro fa ripetere, insomma, non sappiamo, ma insomma certamente non favorisce una buona azione da parte della Mazzarese. Dicevamo del numero 5 Miano, che porta un'appariscente maschera, un po' come quelle che in Serie A si vedono, quella, ecco, pensiamo all'attaccante del Napoli Osimhen, che porta questa famosa maschera protettiva per il viso. Comunque si riprende con la Mazzarese, Secum, Jamais per Galfano, ancora Jamais, Secum alleggerisce per Furnari ancora da questa parte a cercare Lupo, pallone rimane lì, Lupo tenta al volo di servire, non vi riesce. Adesso ancora numero 11 Camilleri, che insomma ha avuto una bella iniziativa, bravo il giovane Lupo col 17, e adesso esce pericolosamente, attenzione, ma era insomma fuori gioco, il numero 9 De Luca. Quando siamo al 37esimo, il numero 9 De Luca si trovava alle spalle dei difensori della Mazzarese nel momento del passaggio del compagno, e quindi insomma, anche se la bandierina si è alzata in ritardo, però era evidente anche da qui la posizione irregolare dell'attaccante del Profavara. Quindi si è ripreso già il gioco con Furnari, pallone in avanti di Furnari, ma è anticipato mistretta dal suo marcatore Miano, poi ancora Secum in avanti per testa, ma viene anticipato dal, crediamo, Calagna, ancora Galfano, buona occasione di Galfano, pallone che attraversa tutta l'area, tutta la porta, lo specchio della porta, e per poco Giordano, che è arrivato, è arrivato in ritardo di pochissimo per mettere proprio dentro il pallone.
Certamente da quella posizione però Galfano, quando siamo al 38esimo, poteva cercare il primo palo, tirare sul primo palo, invece ha aperto troppo il tiro, che insomma è diventato una sorta di passaggio, attraversato tutto lo specchio della porta. Giordano arrivava, ma è arrivato in ritardo sul pallone, e svanisce una buona occasione quando siamo al 38esimo per la Mazzarese, con Galfano e con Giordano che ne è riuscito a deviare. Ancora la Mazzarese, adesso che sta crescendo, con testa per Mistretta, il numero 10, affrontato l'altro numero 10 dall'ex Fricano, e proprio Mistretta commette fallo su Fricano, quindi si riprende con un calcio di punizione per il Profavara. Quindi in questi ultimi minuti qualche diciamo occasione, ecco. Ricordiamo il fuorigioco fischiato a De Luca del Profavara, fuorigioco evidente, e poi questa azione subito dopo della Mazzarese con Galfano, che però non è riuscito a chiudere sul primo palo il tiro, ma il suo tiro passaggio, sul suo tiro passaggio non è arrivato Giordano a deviare in rete. Adesso ancora Giordano, pallone in avanti alla ricerca di Mistretta, pallone che finisce però in fallo laterale, quindi rimessa laterale per Profavara. Quando siamo sullo 0-0, mancano 5 minuti alla fine di questo primo tempo giocato non a ritmi altissimi, ma insomma qualche bella giocata. Però diciamo le due squadre si sono equivalse in campo, diciamo la verità. Un po' di più ha costruito la Mazzarese, bisognava finalizzare qualche azione. Adesso viene avanti il Profavara, che ha avuto però degli spazi, bisogna dirlo, ha avuto degli spazi sulla tre quarti, soprattutto qui sulla fascia destra, ha avuto qualche occasione per portarsi in avanti con... Adesso è Lupo, pallone per testa, si gira bene, vediamo, serve Galfano, vediamo adesso Galfano, entra in area Galfano, tenta il primo palo, però questa volta Galfano, quando siamo al 41esimo, Galfano spedisce sulla parte laterale. La rete esterna, Galfano poteva giocarla meglio, prima ha messo il pallone al centro, diciamo meglio, il tiro ha attraversato l'intera porta, adesso invece è finito quasi dalla stessa posizione, è finito all'esterno del palo difeso appunto da Eire, bisognava giocarla anche qui meglio. Chissà, magari la prossima volta, al terzo tentativo, si riuscirà a centrare la porta, perché insomma queste sono state due azioni pericolose per costruire la Mazzarese, sempre con Galfano che ha fatto tutto bene, si è inserito benissimo su quel pallone recuperato da bravissimo Testa, che sta giocando a nostro modo di vedere una partita, una buonissima partita, cercando di far salire la squadra, e poi mettendo il pallone sugli esterni, diciamo che è un giocatore esperto. Adesso pallone in avanti a cercare Mistretta, l'aggancio per servire Testa, anticipata sempre Secum, adesso pallone per Giordano, vediamo Giordano che chiude troppo il destro, il pallone finisce lateralmente alla porta difesa di Eire, ha chiuso troppo il tiro, che non ha preso neanche una grande velocità, e vediamo uno sparuto dall'altra parte. Invece ascoltiamo il tamburi di uno sparuto gruppo, saranno meno di una decina di tifosi del giovani tifosi del Profavara, venuti giunti qui a Mazzara del Vallo per
supportare la propria squadra che sta facendo un buon campionato, bisogna dirlo. E oggi, insomma, questo incontro rappresenta appunto contro di alta classifica, quindi Calagna in avanti, vediamo, pallone per De Luca, attenzione, aggancia, probabilmente fuori gioco, sì, l'arbitro ha visto un fuori gioco, al nostro modo di vedere vi era anche un fallo di mani perché forse si è aggiustato la palla con la mano, lo stesso De Luca, comunque la posizione è regolare. Siamo quasi allo scadere del primo tempo, ancora un errore, però insomma qualche errore di troppo e bisogna dirlo da una parte e dall'altra. Questo primo tempo, un primo tempo giocato a ritmi non altissimi, però ecco, la Mazzarese ha avuto qualche occasione da rete in più, certamente soltanto una, ne contiamo per Profavare all'inizio con De Luca, ma la Mazzarese ne ha costruito tre almeno nette, sempre qui sulla fascia, sulla parte sinistra, prima con Testa e due con Galfano. Adesso il pallone viene messo fuori da Bossa per consentire di prestare soccorsi a Mistretta, che però sembra rialzarsi, appunto ha ricevuto forse un colpo, erroneamente un colpo alla testa. Ancora è il tempo scaduto, vediamo l'arbitro. Probabilmente ancora un minuto e poi le squadre andranno a riposo. Ed ecco, e arriva proprio ora, d'altronde si è perso poco tempo, quindi si va a riposo sullo 0-0 qui allo stadio Nino Vaccara fra SC Mazzarese e Profavara, 0-0. Cari sportivi, riprendiamo qui dallo stadio Nino Vaccara per questo incontro valevole per l'undicesima giornata del campionato di eccellenza Girone A Sicilia, SC Mazzarese contro Profavara. Ricordiamo il risultato al termine del primo tempo, 0-0. Stiamo osservando le squadre in campo, appena rientrate in campo. Non vi sono a quanto pare delle sostituzioni in entrambi le formazioni, poi ovviamente ce ne accorgeremo magari fra qualche minuto in maniera ancor più, daremo esattamente le formazioni, però insomma sembra che siano schierate le stesse formazioni del primo tempo. E proprio adesso il signor Roberto Aratri di Bari dà il via al secondo tempo. Giardina, ricordiamo appunto la Mazzarese che è in campo con Furnari, Benivegna, Jamè, Giardina, Russo, poi Galfano, Secum, Lupo, Giordano, Mistretta, Testa. A disposizione del tecnico Ignazio Chianetta, Di Polito, Fragapane, Meo, Perrone, Angileri, Svar, Corso, Erbini e Di Giuseppe. Adesso vedete per terra un giocatore del Profavara, che invece è in campo con Eire, Caternicchia, Rizzo, Bossa, Miano, Ferotti, La Piana, La Calagna, De Luca, Fricano, l'ex di turno, e poi Camilleri. A disposizione del tecnico Gaetano Catalano, Scannella, Castronovo, Puccio, Buscaino, Fallea, Dembélé, Incattasciato e Graziano. Ricordiamo che le due squadre orbitano nelle parti alte della classifica, guidata dall'Agragas con 24 punti, poi a seguire 22 Don Carlo Misilmeri, poi appunto Profavara e poi Mazzarese Enna 20 punti, Mazzara 18 e Unitas Sciacca 16. Adesso è il numero 7 La Piana, Bossa il capitano, il playmaker, Fricano, dicevamo l'ex di turno, diverse stagioni con la Mazzarese. Bossa cambia, cercare un compagno, ma anticipa bene adesso Lupo,
in avanti, cercare un attaccante, non lo trova, ancora Secum, pallone verso Mistretta, anticipato dal numero 3 Rizzo. Benivegna, Russo, bravo Russo, Giordano, ancora con per Mistretta, cerca un varco Mistretta, affrontato fallosamente da Bossa e quindi calcio di punizione per la Mazzarese, insomma una buona posizione anche se pur laterale, ricordiamo insomma da lì Capitan Secum può mettere al centro, vediamo sempre Mistretta vicino a lui. Ricordiamo al primo tempo ci sono state almeno 3 azioni pericolose per la Mazzarese, una con Testa e poi 2 con Galfano, mentre per la Profavara possiamo contare un'azione all'inizio con l'attaccante De Luca, calcio da un colpo di testa però finito alto sulla porta, appunto difesa da Furnari. Adesso è la Mazzarese in avanti, calcio di punizione, Secum e Mistretta, batte Mistretta direttamente e colpisce la traversa con un tiro forte, centrale ma potente, di collo, bravissimo Mistretta, scossone al terzo minuto, la Mazzarese vicina al gol del vantaggio con il suo numero 10, il fantasista Mistretta, gran calcio di punizione, battuta di collo piede, pallone centrale, sì, forte, che si è stampato sulla traversa, difesa dalla porta, difesa da Eire, che insomma nulla poteva, questo pallone scagliato così forte dallo stesso numero 10, fantasista Mistretta. Adesso calcio d'angolo e attenzione, Modù, di testa Modù, sfiora di testa Modù, pallone che attraversa l'intero specchio della porta, difeso da Eire. È iniziato bene questo secondo tempo per la Mazzarese in avanti, che ha sfiorato in ben 2 circostanze il vantaggio, prima ricordiamo con il calcio di punizione di Mistretta, il forte calcio di punizione seppur da posizione defilata, e poi con questo a seguito del calcio d'angolo Modù non è riuscito a sfiorare di quel tanto che per mettere alle spalle di Eire, che adesso opera una rimessa dal fondo, pallone direttamente laterale e la Mazzarese in avanti con Russo, sembra entrato con altro piglio la squadra di Chianetta in questo secondo tempo. Adesso Lupo, fallo, l'arbitro giudica fallosa l'azione di Lupo, vediamo, si riprende con Profavara, pallone lasciato a Miano, l'uomo con la maschera, prima dicevamo di questa maschera di Miano molto simile a quella del centravanti del Napoli Osimhen, divenuta molto nota insomma come immagine, visto che si tratta del capocannoniere del massimo torneo italiano. Adesso in avanti, pallone per Testa, bello l'aggancio di Testa, forse con una mano, ma insomma non è riuscito poi a tenere il pallone, il numero 2 Catarinicchia, poi ancora vediamo il numero 11 Camilleri, che è andato a quella parte a stoppare, pallone ancora di Testa, in avanti, attenzione, Eire aspetta il pallone, la palombella, e adesso il portiere del Profavara in avanti a cercare il numero 7 La Piana, ma viene anticipato, ancora La Piana, bravo però nel crederci, il pallone ancora per gli ospiti quando siamo al 6° minuto del secondo tempo, ricordiamo SC Mazzarese Profavara 0-0, ma in questo inizio di secondo tempo la Mazzarese sembra entrata in campo con altro attenzione Giordano, Mistretta,
Secum, Giardina, Lupo, Lupo per Galfano in avanti ed è il numero 5 Miano a sventare. Attenzione, mischia in aria e poi pallone nuovamente sulla traversa. Galfano in spaccata di sinistro. Pallone quando siamo al settimo minuto. Una mischia in aria. Galfano alza di sinistro in spaccata. Adesso attenzione, bisogna stare attenti perché capovolgimenti di fronte. Comunque, altra azione pericolosa per la Mazzarese. Stavolta è Galfano a sfiorare il vantaggio. Il pallone è finito nuovamente sulla traversa. Fortunato il Profavara perché, insomma, due legni colpiti dalla... Adesso attenzione perché bisogna stare attenti perché gli spazi ci sono e purtroppo bisogna chiudere. Perché Profavara ha rischiato due volte di trovarsi di fronte alla porta difesa da Furnari. Bisogna stare attenti, bisogna sì, ok, cercare il vantaggio, ma cercare anche di non scoprirsi troppo, perché la Profavara è una squadra prudente, ma riesce a venire in avanti. Adesso ancora squadra di Catalano, pallone in avanti. Attenzione, adesso è Giovanni Fricano, l'ex punta, tira, ma insomma non crediamo che ci sia nessun fallo, nessuno abbia toccato con i piedi entrambi i due del Mazzarese, sia Lupo che Secum, nessuno dei due ha toccato con le mani, quindi però ecco, Profavara dà segni anche di risveglio, insomma, dopo la paura, perché la Mazzarese è stata davvero pericolosa in questo inizio di secondo tempo. Siamo quasi al decimo. Insomma, squadra di Chianetta. Adesso attenzione, testa a testa, non riesce ad agganciare questo pallone, se lo trascina sul fondo. Era una buona occasione, scivolato testa. Vediamo, forse non è, sì, non era testa, sì, giustamente mi dicono qua dalla regia, non si trattava di testa, ma bensì di Mistretta, il numero 10, autore di quel calcio di punizione al terzo minuto che si è stampato sulla traversa. Niente poteva eire su quel tiro, peccato. Una grande occasione per la Mazzarese. Adesso un uomo a terra per Profavara. Vediamo l'arbitro, il signor Roberto Aratri di Bari, che a nostro avviso ha ben diretto il primo tempo all'altezza della situazione. Si riprende il gioco, tutto a posto, con Furnari, Benivegna, bravo Benivegna nel primo tempo anche in qualche chiusura, anche decisiva, ancora per Giardina, attenzione Benivegna, bisogna non esagerare però, a volte si può anche alleggerire verso il portiere Furnari e ripartire adesso ancora la Mazzarese in avanti con Lupo mette al centro, buon pallone teso di Lupo, è il numero 6 Ferotti a mettere in calcio d'angolo e il pubblico ci crede, il pubblico della Mazzarese qui allo stadio Nino Vaccara ci crede. Altro calcio d'angolo, sempre capitan Secum sul pallone. E si fanno sentire a quei pochissimi tifosi del Profavara, un gruppetto di ragazzi venuti qui a Mazzara per sostenere i propri beniamini. Secum, pallone messo fuori dalla difesa del Profavara che parte in avanti. Adesso gli spazi si sono allargati, bisogna stare però attenti perché cominciano ad aprirsi degli spazi e quindi squadre
se si allungano ovviamente diventa pericoloso per entrambi. Giardina, Galfano, stato autore di diverse incursioni in area avversaria, primo tempo ha avuto due occasioni e in questo secondo tempo invece ha avuto una buona occasione anche lui, la traversa su una spaccata in aria dopo una mischia. L'arbitro fischia un calcio di punizione a favore degli ospiti. Si riprenderà quindi con un calcio di punizione per il Pro Favara. Vediamo, è il capitano Bossa che se ne occupa. Vediamo se tenterà una battuta lunga oppure tenterà appunto come pensavamo per Fricano indietro per l'uomo con la maschera, Miano. Fricano decide di andare in avanti, viene affrontato bene da Testa che gli toglie con la punta del piede il pallone e riceve anche gli applausi da parte dei sostenitori della Mazzarese. Adesso Fricano, pallone in avanti per Bossa, ancora per De Luca, ma il suo colpo di petto troppo corto. Adesso parte Giordano, è scivolata Miano e bisogna stare attenti perché adesso le squadre insomma commettono diversi ancora. Pro Favara e il numero 8 Calagna per Bossa per Miano, Catarinicchia, pallone in avanti e Modù di testa, ancora Calagna, aggancia Calagna e tenta insomma un tiro, finisce alto, abbastanza lento, un tiro insomma non molto velletario, questa come tentativo. Adesso Capitan Seccum, pallone per Mistretta qua. Mi stretta una serie di finte, si trova davanti il muro della Pro Favara. Mi stretta e adesso vediamo che Mi stretta riceve il fallo, però bisogna giocarla prima a nostro modo di vedere questo pallone, perché rischiava di perdere il pallone e mettere in difficoltà i propri compagni. Ha avuto qualcosa da dire Benivegna, che insomma magari si aspettava un passaggio indietro per poter far ripartire il gioco, perché Pro Favara è una squadra ordinata, insomma una squadra che gioca, quindi bisogna stare attenti insomma. Avanti Secum, Camilleri fermato, Secum in avanti per Mistretta, buono l'aggancio Mistretta, si porta il pallone ancora Mistretta, buonissimo, tenta un 1-2 e poi portarsi la palla sul sinistro, ma viene insomma fermato attenzione, viene ammonito il tecnico Chianetta, ha avuto qualcosa da dire. Forse una posizione irregolare, vediamo, ma Mistretta ha avuto qualcosa da dire nei confronti della terna arbitrale. Viene ammonito quindi il tecnico della Mazzarese, Ignazio Chianetta. Rimessa per Pro Favara con Eire, quindi Benivegna ancora in avanti, buono questo pallone, attenzione, è bello, bella la conclusione di Testa, e pallone finisce di poco alto, buono il lancio da parte di Benivegna, dell'ottimo Benivegna bisogna dirlo, insomma, ottimo anche lo stop di Testa, tenta al volo di colpire, superare il pallonetto Eire, ci riesce per poco, il pallone di poco sopra la traversa,
e quindi altra azione al sedicesimo, quasi diciassettesimo, registriamo un'altra occasione gol per la Mazzarese e adesso le occasioni diventano diverse, insomma la Mazzarese meriterebbe, diciamo la verità, questo il vantaggio, però bisogna stare attenti perché lì anche dietro si aprono degli spazi pericolosi per Profavara, quindi bisogna non perdere la concentrazione. Le squadre si sono un po' allungate, queste, ecco, vedete, palloni che si allungano e quindi pericolosamente, attenzione, il numero 7, la piana, pallone in avanti, e Modù, bravo, Africano, Lex, mette giù, ancora Africano, pallone teso in avanti per Camilleri, è fuori gioco, l'arbitro ravvisa un fuorigioco di Camilleri sul lancio di Giovanni Africano. Il numero 11 del Profavara si trovava alle spalle dei difensori, in avanti rispetto alla linea dei difensori della Mazzarese al momento del lancio di Africano. Ancora la Profavara, Africano, che adesso sembra più nel vivo del gioco in questo secondo tempo. Rizzo, numero 3, ed è sempre Jamais, invalicabile. Calagna cerca di Profavara, ancora Catanicchia, Calagna non aggancia, aggancia invece Lupo, bravo Lupo a cambiare, si gira e riceve il fallo e arriva l'ammonizione per il numero 4, il capitano della... ammonito il capitano, il numero 4, Bossa del Profavara, per questo fallo su Lupo che tentava di uscire col pallone. Giusta l'ammonizione, ha fermato un'azione in ripartenza. Fortunatamente nel corso di questa partita, nonostante la giornata piovosa qui a Mazara del Vallo, soprattutto una grandinata durante l'ora di pranzo, ma poi ecco, tutto sommato, nonostante il cielo coperto, non ha piovuto durante nel corso dell'incontro. Quando siamo al ventesimo qui allo stadio Nino Vaccara, SC Mazzarese 0 Profavara 0. Fallo fischiato ai danni di Russo. Sentite anche il presidente Giampiero Giacalone che incita il suo giovane calciatore Vincenzo Russo, un ragazzo della cantera della Mazzarese come tanti altri che stanno ben facendo in questo campionato. Parliamo di Perrone, Angileri, Erbini, un gruppo di ragazzi davvero che lascia ben sperare anche per il futuro, ma che già nel presente riescono e sono riusciti a essere decisivi in alcune circostanze. Ancora si aspetta il migliore Erbini, il ragazzo che insomma... che certamente l'anno scorso insomma quasi sempre titolare, poi ha avuto un brutto infortunio e quest'anno sta cercando di recuperare, però dobbiamo dire che insomma è lì a disposizione di mister Chianetta, come lo stesso Perrone, che è un attaccante di movimento molto bravo, far salire la squadra. Adesso Africano, un ex. Attenzione, bisogna stare però attenti perché il Profavara c'è, e per stare lì sopra in quella posizione di classifica significa che la squadra di Catalano è una squadra insomma che è quadrata, è una squadra che gioca, è una squadra che non molla, lo ha dimostrato, anche perché
anche la vittoria domenica sciacca, ma non solo, altre partite che Pro Favara pian piano è risalito in classifica. Attenzione, tiro da lontano, buona la potenza, ma il tiro finisce davvero laterale rispetto alla porta di Furnari, il tiro di Calagna. Adesso arriva la prima sostituzione, sta per entrare il numero 17 Dembélé, 17 per Dembélé, Pro Favara, ed esce l'attaccante De Luca, quindi crediamo che sia anche lui un attaccante, quindi De Luca applaudito dai suoi, ha avuto un'occasione il primo tempo nei primissimi minuti di testa, poi ha fatto gran movimento, ma ecco, è rimasto invischiato fra Modù e Giardina. Ecco, si va a posizionare proprio in avanti come pensavamo, sa, probabilmente vuole sfruttare un po' più di velocità Catalano in questo ultimo quarto di partita, perché siamo arrivati al 23esimo del secondo tempo, 0-0 allo stadio Nino Vaccara fra SC Mazzarese e Pro Favara. Jamais indietro, Furnari. E una curiosità che, insomma, sulle 10 partite, mentre la Mazzarese, adesso vediamo, mentre la Mazzarese su 10 partite ne ha vinte 5 e ne ha pareggiate 5, però nessuna sconfitta, e mentre nessuna invece pareggio per il Pro Favara. Adesso la Mazzarese sempre non aggancia testa, il pallone portato in avanti da Lupo. Dicevamo di questa curiosità, sulle 10 partite finora disputate il Pro Favara ne ha 27 e ne ha persi 3, non ha pareggiato nessuno, mentre la Mazzarese ha pareggiato 5 partite e ne ha vinte altrettante, quindi nessuna sconfitta però per la Mazzarese, è una delle poche squadre. Attenzione, attenzione, bisogna stare attenti perché la difesa alta della Mazzarese per poco, insomma, non ne approfitta il numero 7 La Piana, sul passaggio proprio del neoentrato Dembélé, che sembra dotato di un ottimo dinamismo, insomma, e quindi probabilmente, come pensavamo, Catalano vuole sfruttare un po' più di velocità, di velocizzare le operazioni in avanti. Ancora la Mazzarese, buonissimo Mistretta, il diagonale di Mistretta, altra occasione di Mistretta. Mistretta, un buon diagonale, finisce laterale, attraversa tutta la porta quando siamo al 25esimo. Ancora Mistretta, non è riuscito a centrare la porta, pallone è finito, ha attraversato tutto l'intero specchio della porta, nessuno della Mazzarese era lì appostato per ribadire in rete, e quindi altra occasione annoveriamo per la Mazzarese, che diciamo che meriterebbe davvero il vantaggio per le occasioni avute. Magari ecco, a livello di gioco le squadre si sono, diciamo, equivalse, sì, ok, però la Mazzarese ha saputo sfruttare certamente alcuni varchi, soprattutto con i suoi attaccanti, anche attraverso questi lanci lunghi che spesso testa, ma anche Mistretta, lo stesso Galfano. Bravo Russo ad anticipare Africano. Adesso Galfano. Modù, buonissimo. Fallo laterale. Si riprenderà con una rimessa laterale per gli ospiti quando siamo al 26esimo, 0-0 fra Mazzarese e Pro Favara. Capitan Bossa per Pro Favara, pallone troppo lungo, vediamo se riescono a prenderlo. Sì, riesce Camilleri, che ritorna. E poi Fricano in avanti, attenzione, attenzione, fuori gioco, si trovava alle spalle dei difensori della Mazzarese, il numero 7
la piana sul lancio di Fricano. Bisogna però stare molto attenti, perché peccato che la Mazzarese non sia riuscita a capitalizzare quelle occasioni avute con Mistretta, Galfano, anche con Testa. Ricordiamo quel pallonetto finito di poco alto la porta difesa da Aire. Adesso ancora in avanti i padroni di casa, oggi ricordiamo con questo elegante completo nero con calzettoni giallo-rossi, sono i colori societari. Un giocatore della nervoso Benivegna, un po' nervoso. E l'arbitro L'arbitro ha intenzione di ammonire sia Benivegna che Fricano. Entrambi sono venuti quasi alle mani dopo che era finito giù un uomo del Profavar. Ammonito Fricano e ammonito Benivegna. Ammoniti Fricano e Benivegna. Quando siamo al 28esimo, proteste Fricano. Un po' di nervosismo adesso in campo. E sta per operare una sostituzione invece la Mazzarese. Sta per uscire Giordano e sta per entrare il numero 14 Angileri. Quindi per la Mazzarese esce Giordano ed entra Angileri. Sì. Ecco, vediamo che anche l'arbitro ha qualcosa da dire e ammonisce qualcuno dentro all'interno appunto della panchina del Profavara. Probabilmente non hanno digerito l'ammonizione per Fricano. Nel frattempo è ancora a terra, ancora a terra il giocatore che è stato poi un po' pomolo della discordia fra Benivegna e Fricano. Ecco, probabilmente si sta operando una sostituzione, ricordiamo che proprio a causa di questo infortunio, abbiamo detto prima appunto il pomo della discordia fra lo stesso Benivegna e Fricano, che ha portato all'ammonizione di entrambi, quasi venuti alle mani da parte dell'arbitro il signor Aratri, quando quindi si è perso qualche minuto, certamente che sarà recuperato almeno due o tre minuti. Siamo quasi al 31esimo, quando siamo 0-0, quello stadio Nino Vaccara fra Mazzarese e Profavara. Mazzarese che ha avuto diverse occasioni a portarsi in vantaggio, la traversa due volte, ma anche qualche occasione. E adesso attenzione, perché è ancora in avanti Profavara, che è pericoloso in questo frangente. Bisogna stare attenti però, perché ovviamente non bisogna concedere spazi agli avversari, che hanno dimostrato di stare lì, sono in partita. Secum per Mistretta, fallo su Mistretta.
quando ricordiamo che però la Mazzaresa ha operato una sostituzione facendo entrare adesso Toccato, Mistretta da Bossa. Bossa ricordiamo che ha ammonito, è già ammonito il capitano della Profavara, quindi deve stare anche lui attento. E ricordiamo è entrato Angileri al posto di Giordano, quindi insomma il giovane Angileri che è già stato decisivo in alcune partite, quindi Chianetta si affida a un altro giovane della cantera. Attenzione, fuori gioco, anche a noi è sembrato così, che Mistretta fosse partito prima rispetto al lancio. È pronto, vediamo, a bordo del campo è pronto Di Giuseppe, l'altro attaccante della Mazzarese. Di Giuseppe si sta scaldando, chissà che non sia proprio lui a entrare in campo, allora potrebbe uscire o Mistretta o lo stesso Testa, vediamo, insomma vedremo come Chianetta. Attenzione, altro fallo fischiato dall'arbitro Roberto Aratri di Bari, fallo di Benivegna su Dembélé, l'attaccante del Profavara, che si sta muovendo molto bene, certamente più dinamico rispetto al De Luca, sta creando qualche problemino lì, soprattutto nei movimenti, e adesso sta per il momento ed esce proprio Davide Testa. Per la Mazzarese ad uscire Davide Testa, ad entrare Di Giuseppe, che insomma non l'ha presa forse bene questa sostituzione, insomma forse voleva rimanere in campo ancora di più, però insomma buona la sua prova, ha avuto un paio di occasioni per incidere sul match. Fricano, pallone in avanti, Russo allontana, la piana per Profavara, pallone in avanti e poi verso Dembélé, ma ancora la Mazzarese a rinviare. Adesso una pressione da parte degli ospiti col Profavara. Benivegna di testa allontana, rimessa laterale, Rizzo, rimessa laterale per Profavara, corre in avanti Fricano in avanti, cerca di girare Calagna, l'arbitro si mette di mezzo e cade e incespica proprio sul pallone. Attenzione, era sulla traiettoria del pallone, incespicato, può capitare, insomma. Si riprende con, ecco, l'arbitro dà il pallone alla Mazzarese, che era proprio la Mazzarese che stava attaccando, e perde un brutto pallone Galfano. Adesso in questa fase diversi errori da una parte e dall'altra, forse un po' di stanchezza, ma c'è un uomo a terra per il... un uomo del Profavara, adesso viene invitato ad alzarsi dallo stesso Di Giuseppe, che ricordiamo è entrato al posto di Testa. Insomma, quando è uscito Testa non l'abbiamo visto molto convinto della sostituzione, ma nessun attaccante, diciamo la verità, oltretutto non stava giocando male Testa, anzi era stato abbastanza... il suo apporto era incisivo sulla squadra, ha avuto pure un paio di occasioni per azione. Attenzione, adesso Mistretta che fa vedere all'arbitro che insomma qualcuno gli ha tirato giù la scarpa, quindi ancora vediamo un po' di movimento ancora fra le panchine, fra le due panchine, quella di mister Ignazio Chianetta e quella di mister Gaetano Catalano, che adesso sta catechizzando un suo calciatore, vediamo, è pronto ad entrare, vediamo un po' di chi si tratta.
ovviamente con ancora non riusciamo a distinguere, adesso sì, è il numero 18 incantasciato e vediamo chi lascerà il campo. È probabilmente il capitano Bossa che lascia Africano la fascia di capitano, esce proprio lui, anche perché ricordiamo che è ammonito e quindi incantasciato entra al posto di Bossa quando siamo al 37esimo. Incantasciato entra al posto del capitano Bossa. Incantasciato preso il posto di Capitan Bossa che era ammonito, quindi probabilmente mister Catalano vuole evitare una seconda ammonizione, quindi fa rimanere in questi ultimi minuti la propria squadra in 10 e dà un po' di respiro al proprio capitano e manda avanti forze fresche di Giuseppe. Giuseppe non riesce però a superare il numero 2 Catrenicchia e ancora Galfano, Modù dietro per Furnari, vediamo il portiere la Mazzarese che però insomma riesce a raggiungere Galfano, ma il pallone rimane sempre lì in quella zona pericolosamente. Adesso è Lupo in avanti la Mazzarese, ma recupera Profavara. Adesso incantasciato il nuovo entrato, pallone per Camilleri, beccato in fuorigioco perché la difesa della Mazzarese al momento del pallone, quando il pallone aveva incantasciato, già era salita, quindi aveva lasciato Camilleri in evidente fuorigioco. Lupo. Lupo si lamenta con il numero 11 avversario Camilleri che dice di essere stato toccato, ma poi lo stesso Camilleri si è rialzato, quindi insomma Mistretta che sembra essersi ripreso da un leggero infortunio. Adesso pallone per Modù e torna in avanti pericolosamente Profavara, stiamo attenti perché adesso è incantasciato, attenzione perché la squadra ospite viene in avanti ed è il gol, il gol del Profavara, il numero 7 La Piana. Il numero 7 La Piana. Quando siamo al 40esimo è cambiato qui il risultato allo stadio Nino Vaccara. Profavare è andato in vantaggio con La Piana, probabilmente non è stato ben seguito dai difensori. Cantasciato ne è entrato, ha dato il pallone in avanti e adesso arriva un'altra soluzione per la squadra ospite che ha trovato il vantaggio, ma lo dicevamo insomma che bisognava stare un po' attenti perché il numero 13 intanto è entrato, il numero 13 Castronovo al posto che crediamo di Camilleri, crediamo sì. È uscito Camilleri, quindi è uscito Camilleri ed è entrato Castronovo.
è uscito il numero 11 Camilleri, è entrato Castronovo. Quando siamo al 42esimo, insomma, la Mazzarese ha da recriminare, però, che insomma non ha messo dentro quei palloni, forse qualche... Ancora Castronovo, il nuovo entrato a Castronovo. Pallone in avanti, in stretta, anticipato da Miano Di Giuseppe, che non ha finora inciso da quando è entrato. Attenzione, perché ancora una verticalizzazione di Calagna, per poco non favoriva nuovamente il numero 7. Il numero 7 La Piana, che in pratica adesso funge da centravanti. E ancora in avanti il Profavara, pallone d'esterno, Dembélé, serve una scossa in questi ultimi minuti, attenzione, pallone lungo, bene Furnari. Dicevamo che insomma bisogna stare attenti un po' dietro, perché si erano aperti gli spazi e bisognava ben presidiarli. L'azione che ha portato al gol al 40esimo il Profavara, insomma, la dice lunga su questo problema, su quanto da noi evidenziato, cioè nel senso che bisognava stare attenti molto alle incursioni. E quindi insomma La Piana si è inserito fra le linee dei due difensori centrali della Mazzarese, fra Giardina e lo stesso Modù, è abbattuto da distanza ravvicinata Furnari, quindi su un passaggio di incantasciato, insomma. Adesso speriamo che pochissimi, quasi siamo al 44esimo, quindi vediamo, crediamo che ci sia un buon recupero, però la Mazzarese deve arrivare in avanti, deve andare in avanti, anche per evitare quella che è la prima sconfitta in campionato. Bisogna andare in avanti e cercare appunto di trovare un affondo. Giovane Russo, adesso arriva una rimessa laterale, adesso un doppio cambio per la squadra di Chianetta. Stanno per entrare il numero 19 Erbini e il numero 9 Perrone. Entrano Erbini e Perrone al posto di, vediamo, forse Benimegna, vediamo, Benimegna e Russo, Benimegna, escono Benimegna e Russo. Di Russo e Benimegna. Quando il 45esimo è già scoccato, vediamo l'arbitro, 5 minuti di recupero, c'è ancora il tempo per poter recuperare, per poter almeno pervenire a un pareggio. 5 minuti di recupero a partire da ora, quindi vediamo, pallone in avanti, Secum, buono, esce Eire, smanaccia. Crediamo che adesso deve essere un forcing dalla Mazzarese per trovare almeno il pareggio, insomma, ed evitare la prima sconfitta regionale. Pallone in avanti, buono, forcing della Mazzarese, tutto in avanti, rinvia il Profavara, solo La Piana in avanti, l'autore del gol, atterrato dal 14 Angileri. L'arbitro
dice che ha visto tutto. Anche a noi da qui è sembrato fallo quello di Angileri sulla piana, che insomma è riuscito in maniera preziosa per la sua squadra a guadagnare ancora qualche minuto e portare il pallone lontano dalla porta di Eire, del suo portiere. Pallone di Fricano, non si è capito con la piana, pensava che la piana scattasse, invece la piana voleva probabilmente il pallone corto. Comunque buono per la Mazzarese, perché può riprendere subito il gioco con Furnari. Battuta lunga di Furnari, servirà appunto. Buono la spizzata di Giuseppe, sarà prezioso, potrebbe essere preziosa il suo colpo di testa. Bisogna mettere palloni al centro, però, perché altrimenti non, anche perché gli attaccanti, Modu fra gli attaccanti può essere utile, sia Modu che Di Giuseppe, per colpire di testa. Adesso parte Dembélé, si invola il giocatore della, fallo su Galfano. Dicevo che bisogna mettere palloni al centro, perché Galfano, ma anche Modu, in questi minuti si è portato in avanti, quindi può essere importante la sua azione, può essere importante anche trovare un calcio piazzato. Siamo quasi al 49esimo, ma ci sarà ancora almeno altri 2 minuti. Pallone in avanti, buono, e tiro, crediamo, di Angileri, un gran tiro, insomma, che però para a terra in maniera difficoltosa, anche perché insomma un gran tiro di Angileri, poteva essere l'occasione buona. Ancora pallone in avanti per il Profavara, bravo Lupo. Angileri, che sta giocando un'ottima partita da quando è entrato, il giovane Angileri, è stato lui a provare, ha avuto l'occasione del pareggio con questo bel tiro. Adesso spizzata di Giuseppe, peccato, perché insomma nessuno, adesso vedete che la visibilità si è un po' diminuita qui, stadio Nino Vaccara, manca veramente poco, il tempo è quasi scaduto, o meglio è scaduto proprio il tempo anche supplementare, i 5 minuti, vediamo se c'è l'occasione per un ultimo attacco, ma insomma è il Profavara adesso con Fricano, che però insomma tira laterale. Adesso arriva il triplice fischio, quando triplice fischio da parte dell'arbitro Roberto Aratri allo stadio Nino Vaccara, Profavara 1, Mazzarese 0, arriva la prima sconfitta stagionale in campionato per la Mazzarese. Profavara di Gaetano Catalano al 40esimo ha colpito 1-0 con la piana, il marcatore della partita. Quindi finisce qui l'incontro fra SC Mazzarese e Profavara, ricordiamo 0-1 per l'undicesima giornata del campionato di eccellenza. Festeggia la squadra avversaria, molto da recriminare per la Mazzarese, insomma, per via di diverse occasioni da rete sprecate. A tutti voi, cari sportivi, un caro arrivederci.